Prima delle dimissioni da Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano ha voluto rispondere ad una richiesta di aiuto proveniente da Faenza da parte della Cosmo Help, associazione che si occupa di organizzare viaggi per bambini ammalati. 3.000 euro sono stati quindi donati alla realtà che da un anno vede la propria nuova sede in via Vittorio Veneto 119, dove sono stati ricavati dei mini appartamenti per ospitare i bambini e le loro madri quando vengono in Italia per curarsi. Abbiamo già scritto da un po' di tempo, ma noi non ci aspettavamo che il Presidente fosse così generoso con noi. Avrà preso informazioni senz'altro per quanto riguarda la nostra associazione e, come abbiamo scritto, ci ha dato una risposta, diciamo, di questo. Non è tanto il denaro che ci può aver mandato, il poco, il molto, quello che è, però un riconoscimento molto importante per la Cosmo Help, perché la prefettura ha preso delle informazioni e le informazioni sono state soddisfacenti. Ecco, 3.000 euro che andranno a finanziare? Sì, questi 3.000 euro vanno a finanziare degli altri bambini, abbiamo preso un'ambulanza per mettere delle apparecchiature all'interno dell'ambulanza. In un anno, nell'ultimo anno, la Cosmo Help quanti bambini ha aiutato? Allora, nell'ultimo anno, tra quelli che sono ritornati a fare i controlli e quelli che abbiamo parato, sono circa 40. Più o meno che tipo di interventi si sta parlando? Ma si parla di cardiopatia, si parla di osteosarcoma, si parla di leucemia, tutte cose molto importanti che nei paesi dove sono questi bambini non si possono fare. In più abbiamo anche dei bambini italiani che abbiamo mandato all'estero e abbiamo una bimba che ogni mese di Faenza che la portiamo a Milano, che ha una malattia rara. Insomma, facciamo un po' di tutto. Adesso abbiamo delle ambulanze, facciamo anche un servizio per la città e di conseguenza, capito, adesso abbiamo proprio oggi arrivato l'autorizzazione sanitaria e siamo in pieno lavoro. Ecco, il tutto per un totale di bambini aiutati da quando esistete? Dunque, noi abbiamo cominciato 10 anni fa con un piccolo computer per un totale di 538 bambini. Federico Lega, per Faenza Web TV.